Un caro saluto a tutti quanti e sono veramente lieto di formulare gli auguri di un santo Natale. Il Natale è nuovamente arrivato e come sempre il Natale è motivo per noi tutti di gioia, di speranza. Gesù che nasce, Gesù che viene in mezzo a noi è il segno più alto dell'amore di Dio per ogni uomo. E con il mistero dell'incarnazione Dio si è unito ad ogni uomo che soffre, ad ogni uomo che ama, ad ogni uomo che spera in un futuro migliore. Il nostro Dio non è un Dio lontano, ma è un Dio che si fa vicino, un Dio che si fa compagno. Da questo annuncio nasce allora la vera speranza. Non una speranza tutta da aspettare, ma una speranza che è già iniziata, una speranza che già è in mezzo a noi. E questo motiva l'impegno di tutti, motiva l'impegno dei credenti, ma non solo, motiva anche l'impegno di tanti uomini, tanti laici, per un futuro migliore, per un mondo più giusto, per un mondo più umano. Dio che si fa bambino, Dio che si fa carne. È un invito a prendersi cura di chi è estremamente debole, di chi è povero, di chi è indifeso, ma non solo, di chi cerca anche un significato nella vita. L'annuncio del Natale è un annuncio che interessa a tutti, credenti e non credenti, perché Dio si è fatto uomo. Penso a quella meravigliosa espressione dei padri della Chiesa che, parlando del Natale, definiscono il Natale quasi come un meraviglioso scambio. Dio si fa uomo, Dio fa l'esperienza dell'umanità perché l'uomo possa diventare come Dio. Questo annuncio allora coinvolge tutti, interessa tutti e forse è l'annuncio più rivoluzionario. Nella storia, per l'uomo era quasi impensabile che Dio potesse assumere il limite, che Dio potesse assumere la fragilità. In Gesù, nel Figlio di Dio, questo è avvenuto. Ecco perché allora l'impegno, ecco perché la speranza. E ogni qualvolta noi siamo vicino ad ogni tipo di esperienza umana, allora lì si realizza il vero mistero del Natale. Natale è per noi sempre un momento magico, è sempre un momento in cui i sentimenti, gli affetti, le emozioni giungono alle stelle. Ma il Natale non è solo questo. Sarebbe molto riduttivo pensare a Natale solo come un momento forte dal punto di vista sentimentale. Certamente lo è un fatto positivo, ma il Natale è qualcosa di più forte, di più profondo. In realtà il Natale dice questo mistero che dovrebbe farci pensare Dio eterno, Dio onnipotente che si fa debole. Allora questo ci fa comprendere il vero volto di Dio, dove la potenza di Dio non è quel potere pensato alla maniera umana, ma è il potere dell'amore. La vera onnipotenza di Dio è quella dell'amore, è il vero potere che cambia il mondo, che cambia la storia. Quando noi accogliamo il Natale, accogliamo l'amore. Una parola alla quale tutti quanti volgiamo la nostra attenzione, una parola che tutti usano, giovani, adulti, anziani, piccoli. Bisogna intendersi sull'amore. Che cos'è l'amore? Dio ce lo fa conoscere, Dio ce lo rivela. Chi ama veramente si abbassa, chi ama veramente rincorre l'amato. Questo ha fatto Dio per l'uomo e così l'uomo è chiamato a fare per ogni uomo, per ogni esperienza umana. Allora, perché ciascuno di noi possa veramente festeggiare il Natale, non deve solo addobbare la propria casa di luci, non deve solo realizzare quei segni che ci fanno ricordare il mistero del Natale, il presepe, l'albero di Natale, segni importanti che vanno valorizzati, custoditi e messi in atto, ma quei segni devono portarci a considerare il vero significato del Natale.
di Dio che si fa carne. Questa espressione è molto forte, che si fa carne. Non è un caso che la Bibbia usa proprio quell'espressione, perché la carne indica l'aspetto della debolezza, l'aspetto della fragilità. Dio non ha paura di assumere ciò che è fragile, e proprio per questo l'uomo non deve aver paura dei propri limiti, non deve aver paura del bisogno di cercare una realtà più grande di lui. Ecco sicuramente l'altra verità che il Natale ci insegna, ma soprattutto apre il nostro cuore alla gioia, che i nostri limiti, le nostre fragilità non sono un ostacolo per poter realizzare il meglio di noi. Anzi, Dio ci insegna con il Natale che partendo dai nostri limiti, partendo da ciò che è fragile, possiamo realizzare grandi cose. Ma questo ci chiede di aprire il nostro cuore a Dio. Oggi la tentazione più grande, il rischio più grande è quello di pensare che l'uomo possa costruire da solo la storia, che possa realizzare da solo tutti i suoi progetti. Questo diventa veramente pericoloso, perché quando l'uomo ha cercato nella storia di fare questo, sono nate le più grandi tragedie, sono nate le più grandi offese alla dignità stessa dell'uomo. Allora non toglie nulla Dio all'uomo, e non toglie a nulla l'espressione di poter considerare l'uomo bisognoso di Dio. Quando l'uomo ha come compagno Dio, riesce a realizzare il meglio di sé, riesce a portare a compimento i propri progetti di bene, di giustizia, di pace, ma soprattutto riesce ad accogliere l'altro per quello che è, un essere diverso da me che mi è di fronte e che per questo implora, invoca amore, rispetto, accoglienza, giustizia. Questo è il grande annuncio del Natale, e sento di formulare gli auguri proprio in questo orizzonte, con questi sentimenti e con questo sano ottimismo. Proprio perché Dio si fa uomo, l'uomo può essere come Dio, nel senso di realizzare il meglio di sé. E allora auguri e buon Natale a tutti quanti, credenti e non credenti, perché il Natale ricorda questo mistero grande di Dio che con la nascita, con l'incarnazione, si è unito ad ogni uomo. Auguri di vero cuore, che il Santo Natale di quest'anno porti a tutti quella pace, quella gioia, quella serenità, ma soprattutto quella luce di cui tutti abbiamo bisogno nei momenti più difficili. Auguri di nuovo.